Oh, aspetta. Calma, ragazzo. Non sono più un giovanotto. Allora statene a casa, zio. Prima, Beh, era diverso. Devo ammettere, però, che fu faticoso lo stesso. Resisti, vecchio mio. Siamo quasi arrivati. Sì. Io non bevo mai l'acqua. Questo mi ricorda... frizzante, però quando ha pioppato una statua fasulla, se è tipo fresca ghiacciata è buona buona. Altrimenti, cioè, mi bevo il piscio piuttosto. Ma quando se ne è accorto ero già... cioè, è come bere la birra a temperatura ambiente. Ma mi stai ascoltando? Pendo dalle tue labbra. Vedi, anche a Nathan interessa di più quello che dico io. Magari c'è qualche trofeo qui. Allora, basically, questo gioco è molto incentrato su esplorare la mappa. Raccoglie trofei, gadget, cose. Anche questi si raccolgono. E quindi, niente, se mi vedete ogni tanto girare a vuoto senza una meta, in realtà la meta c'è. Ed è una cosa che dovreste fare anche voi, perché... se no, non si chiamerebbero collezionabili, giusto? Non fa una piega. Qua evidentemente non c'è niente e hanno voluto solo che ci credessimo che ci fosse qualcosa. Pensi davvero che Francis Drake sia venuto fin qui? Siamo parecchio lontani dall'Inghilterra. Beh, di sicuro il Dorado ha poco a che fare con l'Inghilterra. Allora? Non capisco. Secondo questo siamo sul punto esatto. Magari non hai letto bene, fammi vedere. No, è questo il posto. Qui non c'è niente, Nate. Un altro dannato vicolo cieco. Calma, Sally. Rilassati. Diamo un'occhiata in giro. Ho finito l'acqua. C'è la terza oggi. Che palle, fa un caldo. Il 7 d'agosto, ma pare io becco di sta su Marte. Ragazzi, neanche su Marte, su Mercurio. Una suora in un bordello. Non si dicono ste cose, Sally. Saltiamo così alla mongoloide. Sì. È proprio così che me lo immaginavo. Allora, praticamente quando ci sono queste torri, costruzioni, cosa pensi, chiamiamole che come volete. Inca? No, è ancora più vecchio. Direi di 2000 anni. Praticamon. Sorry. Dovevimo salire in un punto esatto, che c'è un punto dove tu puoi salire, che è questo qui. E poi sarà come morire. No, quello lo cantava, chi era? Giorgia. E cercare di non cadere, ecco. Trovato niente? Ancora nulla. Cazzo, sono salito adesso, sì. Wow. Stai attento là sopra. Buono. Stai attento, salici tu. Ehi, c'è qualcosa di strano nel suolo qui sotto. Interessante. Fammi fare il giro, però. Wow. È vuoto. Dobbiamo trovare un modo per attraversare. Bravo. Allora è vero, quando lui tende la mano, tipo come Dio e Gesù nella Cappella Sistina, allora è un posto sicuro dove lui si può appendere. Anche così. Non c'è niente quassù, no. Allora spingiamo il masso. Bel lavoro, ragazzo. Vai.
hai rotto l'entrata. Gioco di parole. Tira la torcia elettrica. Oh! Batman! Bullshit. Si fa prima così. Che bel posticino accogliente, eh? Non esattamente quello che ti aspettavi, eh? Comunque è fantastico perché ha tutte le caratteristiche qualche secolo fa. E non sono stati pirati. Di un gioco vecchio. Infatti non è stato Drake. Guarda, gli spagnoli sono arrivati qui prima di lui. Ma che hai, Sally? Nate, non sto cercando uno schifoso pezzo di latta. Sono indebitato fino al collo. Cazzi tuoi. Ci contavo su questo tesoro. Troppi conti aperti nei bar di Lima, eh? Sì, esatto. Beh, e poi qualche affare è andato storto. Ti ho sempre detto di stare alla larga dai mascalzoni. E dalle mascalzone. Ah, sì? Senti chi parla. Che vorresti dire? Quella reporter. Ho visto come la guardavi. Elena, per favore. Ho smesso di pensarci nel momento in cui l'abbiamo mollata su quel pontile. Eravamo amici con benefici. In guerra. E che succede se non distingui l'uno dall'altra? Allora, mio caro, sei proprio nei guai. Certo che quegli spagnoli hanno lasciato. Togliti di culo. Un bel po' di robaccia. Ora noi veniamo da lì e si prosegue di qua. Attento, Nate, è bello alto. Non stai scherzando? Forse da qui. Dobbiamo trovare un modo per attraversare. Dovrebbe funzionare. Quando mi ha fatto uscire l'arma ho capito. Allora, ok. Triangolo, giusto? Bravo. Io ho giocato gli ultimi due, ma certe cose sono... Dai, lascia fare a me. Delle signature di questo gioco. Sei buggato, Sullivan? No, correndo verso il nulla. La terrò aperta. Controlla se la puoi bloccare dall'altra parte. Sì, posso. Ovviamente quando la molla, questa cascherà. Perfetto, andiamo. Questo dovrebbe reggere. Sally, sbrigati! Giustamente si rompe per quando è passato. Speriamo che di figa. Abbia una porta. Allora. Di servizio, eh? Sai, suona familiare. Credo ci sia qualcosa sul diario di Drake a riguardo. Sì, ecco qui. Pare che si tratti di una specie di lampada o braciere. Vedi se riesci ad accenderlo. Hai tanto brontolato per il sigaro, ma ora serve, eh? Tu non dai una mano? Ok. Ah, perfetto, fa lui. Dobbiamo trovare un modo per... Però le decorazioni sui muri sono tanta roba. È mo che l'hai acceso? Sì, però... Forse c'ho l'idea. Questo legno è piuttosto secco. Sicuramente riusciamo a bruciarlo. Ottimo! Splendido! Signori! Vogliamo parlarne? Parliamone. E ora? E ora sono cazzi amari. Non ti devi appendere lì. Ok. Oh, Nate. Forse questo lo potevo fare. Ok, alcuni
crollano. Oh. Questo no. Questo no. Questo sì, sicuramente. Invece no. Questo sì. Questo pure. Questo anche. Dai, easy peasy. Ok, qua c'è una riserva d'acqua. Cadere è impossibile perché siamo tipo al piano inferiore. E allora si fa così. Bastardo! Ma bastardissimo! No! Muoviamoci! Accendilo, va. Dai almeno un compagno di squadra che ogni tanto si rende utile. Sparo. Serve un cazzo, ok. Questo però potrebbe servire? No. Così ricarichi. Però per essere un gioco del 2006-2007, quello che è, devo dire che fatto molto bene, grande Naughty Dog. Che vogliamo fare? Aspetta, è uno dei migliori giochi di sempre, quindi buono. L'ordine di questi segnali è rilevante. Anche perché sennò poi mi sa che non si completa un cazzo. Allora, prima c'è da andare a questo, giusto? Sì. Era tipo quel romboide. Oh, wow, incredibile. Il secondo è una specie di ragno. Potrebbe essere quello lì. Sì, questa è la faccia. E questo è tipo un geroglifico, quindi per forza potrebbe essere quello. No, te devi saltare di là. Ma non ci siamo capiti, sì. Oh. Così. No, merda, sbagliato. Come sbaglio? Mi vede? Ma va, sono messi in ordine casuale. Vaffanculo. C'è l'uccellaccio adesso. Budello di Tumà, ladra, buhaiola. Devo rifare tutto da capo. Vai, uno. Mi tocca rifar tutto da capo! Poi. Non è questo. È questo qui, infatti. No, che se si sbaglia poi son cazzi. Com'è disturbante quando in questi giochi vecchi praticamente le cutscene, quando parte la cutscene, ci sono le bande nere in verticale. Cioè è caratteristico proprio particolare di questo posto, direbbe il meme. È una caratteristica di questo posto. Lo so qual è l'ultimo, zio. Non serve che tu mi dica di premere per avere il fottutissimo diario. A parte che potevo anche non saltare. No, ho premuto. Vai, spingi. C'est parfait. Piuttosto profondo.
Sì, pare ci sia una scala sul lato. Aspetta qui. Ok, allora non buttarti, sì, non buttarti, non buttarti, non buttarti. Ok, stai solo attento. La scala è laggiù. Togliti di culo, zi. Togliti di culo. Ti sparo. Non è abbastanza profonda l'acqua per tuffarti? Uff. Ok. Allora. Questo va spinto, immagino? Yes. Però c'è una bellissima logica dietro questo gioco. Si allaga? Si allaga. Ok, porta da qualche parte. Almeno adesso posso tuffarmi senza morire. Che ti ci butti dentro. Ho fatto cose peggiori. Problemi? Allora. Sono abbastanza fradicio. Ma devo proprio salire sopra, ci ho visto benissimo. Quindi fammi vedere un attimo giù. Collezionabili qui. Nada. Potevo rimanere su. Non sono un coglione. Ok, su. 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 Ale. Oddio. Pensavo non ci andasse. Ce l'ho fatta. Posso sparare da qui, no? Oh, devi. Riesci ad aprirla? Cazzo fai? Sì, riesco ad aprirla, ma mi devo un po' scansare perché. Capisci anche te, no? Bello. Uno sforzo fisico disumano per solamente. L'ho preso. Aprire una porta, ok. Però devi dare una mano, eh. Merda! Pare un posto sicuro. Nate, esci di lì, ora! Tryharding assurdo! Tryharding assurdo! Buona! Fu! Ce l'ho fatta! Facile per te, amico, eh! Facile! Adesso sì che andiamo da qualche parte. Dopo questo... Vaffanculo, andiamo! Il tempio è stato costruito attorno a questa... Attorno a cosa? Una statua. Ah, era un tempio? Me ne accorgo adesso. Sì, vabbè, sono stupido. Una statua d'oro. Un'enorme statua d'oro. E guarda qui, queste persone la stanno proprio adorando. Almeno penso che siano persone. Ma certo. Eldorado, l'uomo d'oro. Sully non era una città d'oro, ma questo... Era un idolo d'oro. Ehi, riesci a immaginare quanto varrà adesso? Guarda, ecco cosa mi è rimasto, un bel mucchio di niente. Scommetto che gli spagnoli lo trascinavano fuori su dei ceppi. Siamo arrivati in ritardo di 400 anni. Quindi la pista è fredda. Già, così sembra. Figlio di puttana. A meno che... A meno che cosa? Seguiamo i binari. Servirsi del sottopassaggio. Che in effetti un sottopassaggio è. C'è un collezionabile. Vedo qualcosa che si è illuminato. Infatti, coppa d'oro Inca. Più coppe io della Juve. No vabbè dai, me lo dovete permettere questo. Dai.
questo era lecito. Siamo fuori. Mi stava facendo diventare claustrofobico quella cosa lì. L'esteriore del tempio sia stato fatto saltare. Già. Gli spagnoli devono aver creato un passaggio per tirar fuori il tesoro. Bene, e ora? E ora si fa la cacca. Sai, a me è fatta la cacca, Sally. C'è un modo per salire sopra? Non mi devi seguire, cazzo. Sì, c'è un modo. No, 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 non ci siamo capiti. Lo sapevo che dovevo salirci. Una stella che brilla. Tartaruga d'argento. Fa meno, cioè, ti spiegasse l'utilità, la storia, la provenienza, qualcosa. No, non ti dice un cazzo. Aspetta, Sally, lo senti? Un ecco fiume. Una cosa che non si vede tutti i giorni. Cavolo. La barca. Dai, vamos. Che mi venga un colpo. Ma magari. Avrà risalito. Almeno chiudi il becco. E si sarà incagliato. Andiamo a controllare. No, aspetta. C'è qualcosa che non mi quadra. C'è qualcosa che non mi quadra. Sembri uno che non ha mai visto un sottomarino. Sembra un doppiatore di D-Max. No, sul serio, Nate. Senti, perché tu non resti qui? Vado io a controllare. Bravo, ti bravo. Però se mi imbatterò nei nazisti, ok? Vabbè, vai tu. Oh. Aspetta, aspetta. Puoi tenermi questo? Ok. Sembra che dovrò arrangiarmi come posso. Hai capito allora.